Ciao, vuoi sapere se anche tu soffri di ritenzione idrica? Innanzitutto devi sapere che il nostro organismo è composto per il 55% di acqua, ma con il passare del tempo, quindi con l'invecchiamento, si ha una perdita di quella che è definita massa magra, quindi del muscolo, una perdita di acqua e quindi un aumento del peso corporeo dovuto ad un aumento della massa grassa. Cosa puoi fare per sapere se anche tu soffri di ritenzione idrica? C'è un esame molto semplice e poco invasivo che è la bioimpedenziometria, che ci permette di valutare la tua composizione corporea e ci permette anche di valutare la quantità di acqua presente nel tuo organismo, ma soprattutto dove è andata a finire quest'acqua e la tua età biologica, perché se la tua quantità di acqua è bassa vuol dire che sei vecchio, anche se sei anagraficamente giovane. L'acqua dove si deve trovare? L'acqua sta nella parte magra del nostro organismo e non nella parte grassa, quindi cosa succede se si perde muscolo, quindi se si perde massa magra? Automaticamente l'acqua si sposterà in quelli che vengono definiti tessuti extracellulari e quindi nelle vene, nelle arterie, nel sistema linfatico. E poi si parla quindi di ritenzione idrica. Questa può colpire sia gli uomini che le donne. Le donne ad esempio la riconoscono perché spesso hanno gambe gonfie, doloranti, ma soprattutto se l'acqua si deposita nelle vene, la fastidiosa cellulite. Se l'acqua invece si deposita nelle arterie, si può avere ipertensione arteriosa, quindi pressione alta. Ma da cosa è causata? Sicuramente da un eccessivo consumo di sale, che non è solo il sale che normalmente aggiungiamo nelle nostre pietanze, ma è il sale già presente in altri cibi, quindi di origine animale, nei formaggi e nei prodotti preconfezionati. Oggi voglio darti quindi due consigli per iniziare a combattere questa ritenzione idrica. La prima cosa che devi fare è aumentare la tua massa magra e quindi ridurre la massa grassa. La seconda cosa che puoi fare è aumentare il consumo di vegetali che sono ad alto contenuto di potassio, che ti permette proprio di contrastare un aumentato consumo di sale, quindi la presenza eccessiva di sodio all'interno del tuo organismo. Ciao e arrivederci al prossimo consiglio.